In questa slide possiamo vedere la sintesi di tutto quello che abbiamo visto rispetto all'ansia. Vediamo semaforo verde, semaforo giallo e semaforo rosso. Quando il semaforo è verde e l'ansia si scarica sul sistema muscolo-scheletrico, ci troviamo di fronte ad un'ansia situazionale, un'ansia gestibile, un'ansia che non deve mettere in allarme il terapeuta, anche se deve essere monitorata. Per poi passare all'ansia sul sistema endocrino e sul sistema nervoso autonomo, abbiamo visto le manifestazioni collegate al sistema nervoso autonomo che invitano invece ad avere molta cautela, che invitano a fare un lavoro di regolazione dell'ansia, fino ad arrivare all'ansia che è un semaforo rosso, l'ansia che prende il sistema cognitivo percettivo, che ci invita ad essere estremamente attenti.